Allora, benvenuti presso l'Erboristeria Drago a questo evento in collaborazione con l'Accademia Olistica Amors APS, che è un'accademia che si occupa di formazione in naturopatia, pranopratica e scienze e tecniche energetiche tensio-sottili. Oggi abbiamo organizzato una piccola conferenza, durerà più o meno un'ora, dedicata alla scelta dei profumi con l'uso del Wuxing. Che cos'è il Wuxing? Il Wuxing, come alcuni potrebbero già conoscere, è quella che viene anche chiamata la teoria dei cinque movimenti dell'energia. Cosa sono i cinque movimenti dell'energia? Sarebbero il ciclo naturale delle cose. Infatti, quella che è la tradizione taoista ci riporta fin dall'antichità all'osservazione naturalistica di ciò che abbiamo attorno, di come il mondo si manifesta giorno dopo giorno. Questo tipo di rappresentazione, infatti, è fondamentale, poiché è quella che regola di fatto ogni dinamica del reale, dal fiorire delle piante al ciclo degli organismi naturali, quindi la nascita, la crescita fino alla morte, e anche quella che è l'andamento naturale dell'energia. L'energia, quindi, in questa nostra realtà, in questo universo manifesto che abbiamo attorno, si articola secondo cinque differenti qualità. E queste differenti qualità sono fin dall'antichità state definite dalla tradizione taoista proprio con l'uso di archetipi elementali. Perché archetipi elementali? L'archetipo è un'immagine semplice che può essere riconosciuta indistintamente con le stesse caratteristiche da tutte le culture. Nel senso, se io cerco di definire il fuoco, lo definirò come un'energia in espansione che cresce, calda, che ci trasmette calore. Così lo definirebbe anche una persona cinese, perché per noi sapiens il fuoco ha quelle determinate caratteristiche. Gli archetipi elementali cosa servivano anticamente? Servivano a tutte quelle persone che non avevano una formazione culturale, non avevano una formazione che permettesse di elaborare concetti logici molto complicati, come può essere proprio la qualità dell'energia, e veniva trasmessa come informazione proprio utilizzando degli elementi naturali per far capire alla persona di cosa si stava parlando. Quali sono quindi questi cinque elementi che dopo vedremo, però hanno 10 declinazioni, perché parliamo di una fase yang più attiva, espansiva, manifesta, e di una fase yin, che è una fase in rientro, in accoglienza, in progettazione. Noi potremmo definire proprio lo yang come qualcosa di manifesto e attivo, e lo yin come qualcosa che si prepara per poter, esatto, una cosa in potenza, per potersi manifestare. Le caratteristiche quindi di queste cinque fasi dell'energia, di cinque moti dell'energia, perché proprio Wuxing vuol dire i cinque movimenti, Wu è il cinque, Yin è il movimento, il moto, sono quindi l'acqua, il legno, il fuoco, la terra e il metallo. L'acqua che cos'è? L'acqua è l'origine, quindi è il massimo dello yin, è ciò dove tutto è pronto per manifestarsi. Se pensiamo alla vita organica, che sia un essere umano, che sia una pianta, che sia qualsiasi altro essere vivente, nasce sempre dall'acqua. La vita stessa sul nostro pianeta non sarebbe mai esistita se non fosse esistita l'acqua, perché è all'interno dell'acqua che la vita organica prende atto, ed è per quello che in questo ciclo delle energie si è utilizzato l'acqua proprio come prima e ultima fase dell'energia, perché è ciò che rende tutto potenziale. La seconda fase è la prima fase yang, quindi la prima fase manifesta, che è quella del legno.
Il legno non deve essere interpretato come abbiamo a volte, come si può vedere a volte erroneamente anche su certi libri o nel web. Il legno inteso come legno solido, come legno morto, perché di fatto il legno che noi utilizziamo per l'arredamento non è vivo, cioè è statico, è fermo, è solido. Mentre il legno è la fase vegetativa in generale. Tutto ciò che si espande, che cresce, che si adatta e vegeta è legno. E il legno nasce dall'acqua, perché provate a immaginare sempre come rappresentazione naturalistica, senza l'acqua il legno non potrebbe prosperare, cioè il legno ha bisogno dell'acqua ed è per questo che la seconda fase energetica è sempre stata rappresentata dal legno, quindi ciò che dall'acqua prende vita. E può finalmente manifestarsi, quindi l'inizio dello yang. La terza fase è il massimo dello yang, quindi il fuoco. Che cos'è il fuoco? Il fuoco è tutto ciò che è completamente manifesto, è proiettato, è molto attivo e a volte se si eccede potrebbe diventare quasi aggressivo, cioè sarebbe troppo manifesto per tutti. E quindi è la terza fase, perché immaginiamoci sempre questo passaggio attraverso gli archetipi elementali, l'acqua dà nutrimento al legno, il legno, quando ha finito la sua fase vegetativa, può essere trasformato in combustibile e quindi generare il fuoco. Quindi questo è il terzo passaggio, siamo arrivati al massimo dello yang, quindi dal massimo dello yin, l'acqua, fino al massimo dello yang, il fuoco. O lo yang. Cosa succede? Abbiamo bisogno di una fase di stabilizzazione per poter passare nuovamente ad una fase yin, perché se no i corpi sarebbero in espansione costante, un po' come l'universo, cioè si tenderebbe sempre a proiettarsi in fuori, però in questa realtà materiale, soprattutto sul nostro pianeta, ovviamente non è possibile una crescita continua, infinita. Esiste sempre un limite, e quella è la fase della stabilizzazione, quindi la fase in cui si passa da una situazione completamente yang a una situazione che inizia a diventare yin. E quindi questa è la fase della Terra. Ad esempio, la Terra, se noi osserviamo le immagini nel file che abbiamo stampato, Terra spazialmente non viene di solito indicata. La terra yang. Perché ragione? Perché la terra yang nel ciclo dello spazio noi lo vedremo che sarebbe posizionata a nord-est e la terra yin sarebbe posizionata a sud-ovest. Cosa succede? Sono i due punti di passaggio tra lo yin e lo yang e tra lo yang e lo yin. Nel ciclo interpretato secondo i cinque movimenti, quindi secondo i cinque archetipi, la Terra si troverebbe tra il fuoco e il metallo. Se invece cerchiamo di proiettarli a livello spaziale, quindi se cerchiamo di proiettarli in quella che è la manifestazione terrestre dell'energia, la Terra avrà una disposizione diversa, perché sarà sempre una mediazione tra lo yin e lo yang. Ma non parliamo più di un'energia pura, quindi di un archetipo puro. Spazialmente, dopo vedremo meglio, andiamo a parlare di un archetipo manifesto. E quindi, essendo all'interno dello spazio, questa distribuzione proprio rappresenta chiaramente quali sono le zone più yin e quali sono le zone più yang, di cui la Terra ha bisogno di essere mediatrice. Questo a volte genera confusione, perché infatti molto spesso abituati anche a rapportarci con quelle che sono le teorie dei quattro elementi, le teorie stagionali tipiche della nostra tradizione mediterranea, uno dice ok, ci sono quattro stagioni, c'è l'acqua, che è l'inverno freddo e umido, abbiamo la primavera con il legno, che quindi è più attivo, è in crescita, il primo yang, come abbiamo visto, poi abbiamo il fuoco. E ci sta, dici l'estate, il metallo, quindi torniamo verso la fase yin, e la terra dove sta? La terra di fatto è proprio anche a livello temporale quell'energia che ci crea il passaggio stagionale, ci crea il passaggio tra la fine di una stagione e l'inizio dell'altra. Per
Per cui noi non dobbiamo fissarci con l'idea che il ciclo è sempre posizionato in una certa maniera, che quindi va sempre definito in un certo modo. In realtà la Terra è questo elemento che sarà sempre comunque un elemento di mediazione. Se noi la rappresentiamo come archetipo puro, quindi come energia pura, come chi celeste, perché noi parliamo di energie pure ed esclusivamente parlando di chi celeste, quindi di quella che è l'energia cosmica, l'energia che potrà manifestarsi, ma quando interagisce con la materia, di fatto l'energia avrà delle connotazioni specifiche a seconda che parliamo di uno spazio, che parliamo del tempo o, come nel caso di oggi, che parleremo di caratteristiche specifiche di qualcosa. L'ultima fase, poi, che adesso abbiamo parlato della Terra, sarà la prima fase Yin, che è quella proprio del metallo, in cui tutta l'energia, bene o male, ha manifestato le sue potenzialità, si stabilizza e ricomincia a progettare. Quindi rientra in sé e si stabilizza ancora di più proprio per far chiarezza, per capire come si potrà evolvere in un secondo momento. Come interagiscono tra loro queste caratteristiche? Queste caratteristiche possono essere interpretate a seconda proprio del contesto, come dicevo adesso. Se noi parliamo di tempo, noi avremo una stagionalità o avremo anche il passaggio dall'alba alla notte. Perché ragione? Perché fondamentalmente cosa sono questi archetipi? Questi archetipi sono come noi sapiens percepiamo il moto solare, cioè tutto nasce dal fatto che noi sperimentiamo il tempo, sperimentiamo tutto ciò che esiste nella realtà proprio perché il nostro pianeta gira intorno al Sole, che ha un suo moto all'interno dell'universo, e quello che a noi appare, il famoso moto apparente del Sole, che a noi sembra che sorga ad est e tramonti ad ovest, quindi che si muova nel cielo, ma quando siamo noi ovviamente che ci stiamo muovendo, e questo movimento ci darà delle caratteristiche ben definite della giornata e della stagione. Se noi pensiamo ad esempio a un mezzogiorno estivo, il mezzogiorno estivo sarà molto diverso da un mezzogiorno invernale. Perché? Perché avremo un sole meno attivo, soprattutto allora calcoliamo che questo tipo di tradizione si è sviluppata in una zona che, per quanto enorme sia, Cina, è una zona che va più o meno da un'area. Un'area temperata fredda, quindi il nord della Cina, fino ad un'area subtropicale, quindi quasi tropicale. Quindi le caratteristiche definite dal Wuxing e da tutta la tradizione taoista in generale funzionano molto bene per noi europei, che viviamo in un'area geografica simile, per quanto la geomorfologia e tutto quanto sia diversa, però la temperatura, il ciclo delle stagioni, le durate delle giornate sono simili e quindi è molto funzionale. È chiaro che se invece vado nell'emisfero opposto, io mi troverò un inverno caldo. L'inverno caldo non avrà più le caratteristiche acqua, avrà qualche altro tipo di caratteristica. Quindi dobbiamo sempre pensare anche alla spazialità. In linea di massima, quando parliamo di queste caratteristiche, noi stiamo parlando esclusivamente di qualcosa che funziona bene in un'area a clima temperato, come ad esempio la nostra Europa, come ad esempio la Cina, come il Giappone, insomma come tutta la Nord America, quella fascia che interessa l'emisfero boreale. Pertanto, come dicevo, se io osservo un mezzogiorno estivo, cosa avrò? Mezzogiorno, il sole è allo zenith, quindi è il momento in cui è più attivo e quindi ci irraggia maggiormente. Noi sentiremo un'informazione fuoco. È estate. L'estate è la stagione più calda, in cui la posizione della Terra rispetto al Sole permette un maggior irraggiamento nella nostra fascia tropicale, nella nostra fascia temperata. Quindi anche in quel caso avremo il massimo dello yang stagionale. Quindi un mezzogiorno estivo come sarà? Caldo e intenso. Un mezzogiorno invernale, invece, abbiamo nuovamente avremo il sole al suo zenith stagionale, che non sarà più
molto alto nel cielo, ma sarà molto più basso, quindi già l'informazione stellare sarà minore, e più avremo un'informazione stagionale legata all'umido e al freddo, che interagirà creando un mezzogiorno molto meno yang di quello estivo. Se pensiamo a questa immagine, noi possiamo renderci conto che è possibile definire qualsiasi evento e anche qualsiasi cosa materiale utilizzando proprio questo genere di analisi. Quindi, quali sono le caratteristiche specifiche di un determinato momento? Quali sono le caratteristiche specifiche di quell'oggetto, quella persona? Perché, come vedremo dopo, sarà possibile, è possibile definire anche le caratteristiche proprie di una persona attraverso il Wuxing, perché il suo momento di nascita ha, in un certo senso, marcato nella persona una sorta di pattern energetico, quindi di conformazione energetica che andrà a caratterizzarla tutta la vita. Non è, una sensazione che abbiamo. Il fatto che le persone nate in inverno tendono ad avere dei caratteri, anche delle attitudini, delle sentirsi in armonia con determinate cose e meno con altre, che c'è proprio un'influenza stagionale molto forte che le andrà a caratterizzare in un determinato modo. Poi, ovviamente, vi sono una quantità infinita di combinazioni possibili, per cui ci sarà sicuramente caratteristiche simili anche tra una persona magari nata in inverno e una persona nata in estate. In linea di massima, proprio la stagione e l'informazione ambientale che noi riceviamo proprio le prime settimane di vita è veramente molto importante per come noi ci relazioneremo dopo alla vita, come ci relazioneremo a tutto il resto della nostra esistenza. Quindi, come possiamo definire le stagioni e il tempo? Così possiamo definire noi stessi e allo stesso tempo possiamo definire qualsiasi cosa con cui interagiamo. Ad esempio, se noi parliamo del feng shui, il feng shui quello tradizionale, cerchiamo di non confondere mai il feng shui con tutta una serie di tradizioni popolari che sfortunatamente sono state anche portate in Europa da scuole come quella detta dei Black Hat, dei berretti neri, che in realtà è una scuola che si è formata nella California degli anni 70, una cosa un po' sincretica, che ha di fatto tradotto molti testi tradizionali di feng shui in una lingua occidentale, quindi nell'inglese, ma di fatto ha portato insieme quella che è la tradizione taoista pura, quindi questa tradizione di osservazione naturalistica e profonda comprensione degli archetipi elementali, in una serie di consigli popolari, tipo di posizionare le campanelle, di posizionare il Kang Fu, tutte delle cose che sono completamente decontestualizzate dal loro uso originario, perché anche quelle cose possono funzionare se applicate in un determinato modo, ma molto spesso sono state trasportate in Occidente proprio completamente decontestualizzate come consigli casuali. E quindi nel feng shui originario, quindi il feng shui quello percettivo e intuitivo, noi invece andiamo proprio a studiare tantissimo quello che è il ciclo delle energie, che è ciò che ci permette di intervenire correttamente nei vari ambienti. Perché? Perché come l'energia in generale ci fa sentire delle cose, lo spazio in primis ci fa sentire queste determinate caratteristiche. E perché ragione? Perché noi esperiamo la vita, noi percepiamo la vita proprio attraverso i nostri sensi. Noi siamo delle creature, noi sapiens siamo delle creature estremamente visive. Cosa vuol dire estremamente visive? Vuol dire che la maggior parte della nostra percezione, quindi il modo in cui noi percepiamo il mondo, in cui noi ci muoviamo nel mondo, si basa principalmente sulla vista. E il feng shui, ad esempio, lavora moltissimo proprio su questo, perché? Perché va a codificare quelle che sono le forme, quelli che sono i colori, e
a seconda di quello che è l'effetto che ci causano. Quindi ci saranno delle forme legno, delle forme acqua, delle forme metallo e ognuna di esse ci trasmetterà un po' di questa informazione energetica tipica di un archetipo, di uno di questi cinque archetipi e sempre nelle loro fasi yin e yang. Infatti, i nostri occhi tendenzialmente ogni attimo, ogni secondo, raccolgono centinaia di migliaia di informazioni che dopo il nostro cervello andrà a elaborare e a creare una sorta di riassunto degli ultimi 7 secondi della percezione per riuscire a capire bene cosa è intorno. Così come i nostri occhi, lo stesso fanno anche tutti gli altri sensi. Noi, per abitudine, fin dall'infanzia, perché cioè, per noi è una cosa naturale, ma noi siamo educati alla percezione. Se un bambino venisse educato a dare molto più valore all'udito, molto più valore all'olfatto rispetto che alla vista, proviamo a pensare a dei contesti magari nativi in cui la vista è fondamentale, ma se io vivo in una popolazione Inuit e so che per 6 mesi all'anno è buio, per me sarà molto più importante avere un udito, un olfatto molto sviluppato per capire cosa sta succedendo intorno a me. La vista sarà funzionale, sì, ma non tanto quanto altri contesti. E quindi anche noi, cosa facciamo? Noi che ci siamo sviluppati in una cultura molto visiva, tendiamo proprio a bypassare, quindi a ignorare molti altri stimoli che automaticamente, con l'apprendimento nel tempo, il nostro cervello ha detto non sono pericolosi. Perché a cosa serve a noi la percezione? Fondamentalmente a sopravvivere. Cioè, se noi torniamo proprio ai bisogni originari della nostra specie, il primo bisogno è quello della sopravvivenza. Noi vediamo, sentiamo, conosciamo il mondo proprio per poter sopravvivere, per poter capire come muoverci nello spazio e nel tempo. Quindi, se da un lato per noi è normale, cioè noi capiamo molto facilmente il feng shui percettivo, perché diciamo chiaro, se io vedo una parete verde-azzurro come questa che ho dietro, mi trasmette una sensazione di freschezza, di crescita, di benessere, perché è qualcosa che mi dà un'informazione. Acqua e legno, che per noi è qualcosa, cioè per noi sapiens, la nostra specie, l'acqua e il legno significa risorse, significa avere qualcosa a cui attingere per poterci sviluppare, per poter fare quello che vogliamo. Se noi vediamo una forma verticale, come ad esempio questa del totem, i colori no, però la forma cosa ci ricorda? Ci ricorda l'andamento degli alberi, quindi sarà nuovamente un'informazione legno. Quindi l'informazione legno, a parte alcune persone che proprio ce l'hanno a sfavore per quella che dicevamo, la loro definizione, la loro caratteristica energetica di nascita, anche quella ci darà lo stesso tipo di informazione in un modo diverso, perché i colori vengono elaborati direttamente dal nostro cervello, sono quello che viene chiamato lo stimolo yang, nel senso, se io vedo un colore, il mio cervello non deve interpretarlo, cioè il mio cervello reagisce istintivamente all'esposizione ai colori ed è il motivo per cui il rosso, soprattutto il rosso sangue, il rosso segnale, viene utilizzato in tutti i cartelli di pericolo, perché per la nostra specie vedere qualcosa di rosso significa cavoli, c'è del sangue, c'è del pericolo, c'è un possibile predatore. E quindi proprio l'informazione del colore entra direttamente nel cervello e crea un effetto. Al contrario, le forme, noi qualsiasi cosa che osserviamo dobbiamo andarla a elaborare. Se noi vediamo qualcosa, cercheremo sempre di assegnare a un determinato oggetto un ruolo, uno scopo, perché sono le cose con cui interagiamo. Questo viene chiamato il principio dell'affordance, quindi a che cosa serve qualcosa. Se io do a un neonato in mano una cosa che assomiglia a una penna, ma non è una penna, cioè lui cerca, un bambino piccolo, perché un neonato no, lui cercherà magari di scriverci perché ha già visto tante cose fatte come quella e proverà a vedere se anche quella scrive come le altre, ma magari non è una penna, quindi non avrà quello scopo, ma il suo cervello avrà fatto un'elaborazione per dire che
cosa serve un oggetto con questa forma? E quindi applica ciò che ha imparato sull'oggetto che sta esperendo, che sta sentendo in quel momento. Ed è per quello che invece si dice che le forme trasmettono un'informazione di tipo yin. Perché? Perché arriva dopo, perché il nostro cervello, ok, la vede, la interpreta e dice a cosa serve. Ed è per questa ragione che a livello visivo abbiamo questi due stimoli. A livello olfattivo, invece, come funziona? A livello olfattivo noi abbiamo solamente uno stimolo yang. Perché noi sentiamo un profumo, noi percepiamo un profumo, un odore, e il nostro cervello cosa fa? Il nostro cervello lo deve discernere, cioè deve capire che cos'è. Dopo il primo impatto è un impatto yang, come per il colore. Perché il primo impatto del profumo, che è quello che di solito in profumeria vengono chiamate le note di testa, cioè proprio la prima cosa che senti, è quello che ti dà la prima reazione. E a cosa serve a noi? Serviva in natura per capire soprattutto se c'erano dei predatori nelle vicinanze o c'era qualcosa che non riconoscevamo nelle vicinanze come sicuro, e soprattutto per capire se un cibo era buono o meno. Cioè, l'olfatto nella nostra specie è stato per migliaia, centinaia di migliaia di anni di evoluzione alla base della comprensione, oltre che il controllo visivo di un cibo, proprio per capire se il cibo poteva essere commestibile o no. Automaticamente il nostro cervello, per l'evoluzione, tutto il range legato all'ammoniaca, legato alla cancrena, legato alla muffa, lo elabora come un odore sgradevole. Perché ragione? Perché noi ci siamo evoluti per non mangiare quelle cose. Se io prendo una mela che apparentemente fuori è bella, ma se l'annuso sa di muffa, l'apro e vedo che c'è la muffa, chiaramente non la andrò a mangiare perché so benissimo che alla mia specie non fa bene. All'ombrico fa benissimo perché se gli butto la mela nella zona del compost, l'ombrico sarà contentissimo di avere quella mela piena di muffa da elaborare. E quindi anche quando noi parliamo di profumi, di cosa parliamo? Parliamo di circa 2000 composti che sono stati in parte recuperati in natura, in parte poi negli anni elaborati, perché l'arte della profumeria cosa ha fatto? Non è che utilizza solo gli essenziali puri, utilizza anche dei composti chimici che si sono creati per riuscire ad assomigliare molto ad un altro tipo di materia che magari è meno comune in natura. Pensiamo ad esempio a due elementi come la cosiddetta ambra grigia, che in realtà è una specie di calcolo che si sviluppa non mi ricordo se nello stomaco, nel pancreas dei capodogli, o il famoso muschio bianco, che non è un muschio, ma è sempre un liquido estratto da delle ghiandole odorifere di alcune specie di ungulati, di piccoli cervi. Quelle due elementi, tutti fanno sempre questa faccia quando lo dico. E questi due elementi, ad esempio, adesso in una situazione in cui anche queste specie non sono più facilmente reperibili, non vengono più utilizzati a livello naturale, sono stati riprodotti in laboratorio perché per il nostro cervello, per la nostra sensazione, hanno delle profumazioni molto piacevoli. Ed è così che nell'arte della profumeria noi avremo tutto un range di oli essenziali che vengono estratti puri a livello erboristico, quindi viene estratto proprio l'olio da determinate piante o frutta o anche elementi, cioè pensiamo ad esempio anche agli incensi che vengono tratti dal legno o incensi che vengono tratti comunque da composizioni miste di piante e sempre di meno però invece composti odorosi estratti da esseri animali, cioè quindi da altri animali e sempre più spesso invece composti chimici che ricordano un determinato odore che ovviamente come la vista, come qualsiasi altra cosa, anche il nostro olfatto può essere ingannato cioè riuscendo a riprodurre proprio, ed è il principio degli aromi. Quando si legge
all'interno di un prodotto con aromi artificiali. Cosa vuol dire aromi artificiali? Significa che tu non stai mangiando una tortina al limone, stai mangiando una tortina con un composto chimico che ricorda l'odore del limone e quindi il tuo cervello lo elaborerà come limone. E nel profumo ancora di più, perché fin quanto si parla di alimentazione, tutti questi aromi artificiali si stanno cercando di contenere perché si cerca di preferire l'aroma naturale, mentre nelle profumazioni, tranne quelle proprio certificate biologiche, spesso ci sono proprio dei composti che ricordano l'odore originario e che sono stati creati da chi si occupa proprio di composizione dei profumi. In linea di massima, un profumo viene definito a tre livelli ed è per quello che è molto difficile trovare un profumo con delle caratteristiche pure. Cosa intendo per caratteristiche pure? Significa annusare, cioè sentire dei profumi che portano solo una caratteristica acqua, una caratteristica legno, una caratteristica fuoco. Perché? Perché chi crea i profumi tendenzialmente cerca di sviluppare un profumo che si adatta anche alla profumazione naturale della persona. Perché? Perché il profumo fin dall'antichità è stato usato da un certo lato con una funzione, definiamo, igienica. Nel senso, certe profumazioni venivano utilizzate perché magari allontanavano gli insetti o comunque, cioè, permettevano una cura, una tutela della pelle. Sempre di più nel tempo sono stati utilizzati dalla nostra specie a livello di attrazione. Infatti, anche tutti, è interessante che anche tutti gli studi che sono stati fatti sul profumo e su come noi percepiamo il profumo hanno evidenziato come certi profumi aumentano delle caratteristiche proprie della persona, dell'odore della persona, e quindi vengono considerati più attrattivi. Perché attraenti? Perché il profumo, gli ormoni, perché noi abbiamo un nostro odore della pelle che varia di persona in persona, varia a seconda delle stagioni, dell'età, varia anche a seconda di quello che uno mangia. Infatti, a volte si sente moltissimo se uno tende a consumare determinati elementi come impattano sullo stesso odore della pelle, che è una cosa che dura nel tempo perché li abbiamo mangiati, il nostro corpo li ha elaborati e l'essenza odorosa può in certi casi permanere e rimanere. Ad esempio, lo sentiamo subito su chi fa tanto uso, ad esempio, di aglio, che non è solo un discorso di alito, quindi ovviamente di respirazione, ma si sente proprio la pelle che acquisisce un'altra un'odorazione particolare, o come anche chi utilizza molto la menta o altri oli essenziali, ad esempio, la pelle può variare l'odorazione, il suo odore proprio verso quel range. Il profumo a cosa serve? Quindi il profumo serve a farci piacere agli altri, fondamentalmente, a farci piacere un ambiente. Infatti, se noi vogliamo applicare Wu Xing nell'arte del profumo, quindi nello studio del profumo, noi avremo determinate caratteristiche se parliamo di profumazioni ambientali e determinate caratteristiche se parliamo di profumazioni per la persona. Nella profumazione ambientale è molto più semplice trovare profumi con caratteristiche molto marcate, quindi ad esempio molto legno, molto fuoco, molto terra. Perché? Perché parliamo di oli essenziali puri che non hanno subito questa analisi dell'arte della profumeria per creare un andamento, per creare delle note di testa, di cuore e di fondo, vengono definite parlando di profumo. Quindi non è necessario, l'olio essenziale è fine a se stesso e di solito per la casa, quindi è anche più semplice scegliere, dopo vedremo, una tipologia specifica di profumo perché ha un unico odore, ha un unico componente che è quello proprio di una determinata sostanza, di un determinato fiore, un determinato frutto. Quando parliamo invece di profumi in generale, noi abbiamo questi tre livelli. Abbiamo un qualcosa molto yang che percepiamo subito, che sono le cosiddette note di testa, qualcosa che rimane lì, che si sente e
E di solito sono le cosiddette note di cuore, quindi cioè quella che è la struttura vera e propria del profumo, quello che ti fa sentire com'è realmente una determinata profumazione. Ed infine le note di fondo, che sono quelle che tendono a rimanere più a lungo, quindi sono quelle più yin all'interno del profumo e che lo definiscono. Nel tempo, nel senso, quando io mi spruzzo il profumo, sentirò prima delle determinate caratteristiche, man mano che passa il tempo, e a seconda anche della qualità dei profumi, dobbiamo dire che ci sono dei profumi molto buoni, che quindi hanno più olio essenziale e meno diluente, che rimangono per ore se non per giorni, e invece dei profumi meno buoni, che hanno magari più diluente e, o anche più alcol, perché ad esempio c'è. Quasi tutti i profumi di solito hanno sempre una componente alcolica necessaria alla conservazione, che però nei profumi di scarsa qualità tende quasi a coprire quella che è la profumazione stessa, e quindi si capisce subito un profumo di scarsa qualità nel momento in cui lo spruzzi, dopo 2 ore non si sente più, perché vuol dire che le molecole odorose si sono disperse ed è rimasto solamente il diluente, che è neutro o può avere persino un odore leggermente acido. Proprio se parliamo di certi profumacci, ci se ne rende conto quando magari si provano anche dei profumi ambientali per la casa, quindi non basandosi sull'olio essenziale e l'incenso, che è sempre consigliato, perché quando parliamo di profumazioni per la casa non dovremmo mai utilizzare i profumi o i profumatori per la casa, perché hanno molte sostanze chimiche all'interno, cioè a meno che non ci sia uno che ha una sostanza totalmente biologica, perché ha molte sostanze chimiche all'interno ed in più si disperdono facilmente, quindi noi andremo a respirare in continuazione delle sostanze che non ci fanno bene, mentre un olio essenziale o un incenso puro, perché anche gli incensi molto spesso sono addensati con delle sostanze chimiche, quindi conviene sempre cercare gli incensi in grani oppure proprio gli incensi di legno, quindi ad esempio come il Palo Santo o altri tipi di incenso che sono proprio tratti da una struttura organica, quindi da un pezzo di legno, oppure quelli là che sono composti senza addensanti chimici. E lì vediamo proprio la differenza, perché di solito questi tipi di profumazione, cioè quelle chimiche per la casa, durano molto poco, perché poi ti obbligano a ricomprarle, cioè quello è un discorso di marketing. Più si sente forte al momento e svanisce rapidamente, più la persona andrà a cambiare frequentemente la ricarica o quello che è, quindi portando un maggior introito al produttore. Mentre scegliendo degli oli essenziali o degli incensi molto buoni per la casa, non ci sarà questa dispersione. E nei profumi è la stessa cosa, cioè tendenzialmente i profumi hanno anche dei costi che variano moltissimo a seconda di quelli che sono i componenti. Vi sono, ad esempio, soprattutto nei paesi arabi, ad esempio, vengono ancora utilizzati tantissimo determinati oli essenziali e profumi, in cui ci sono delle vere e proprie botteghe, dei negozi con tanto di guardie di sicurezza che portano dentro e fuori le persone, perché vengono considerati un prodotto di lusso, perché sono dei profumi estratti con procedimenti molto delicati, che hanno veramente una valutazione quasi come l'oro, quasi alla goccia. Quindi, e quel tipo di profumazione ne basta pochissimo, perché l'essenza aromatica è talmente forte da non disperdersi nel tempo, mentre più uno è commerciale, più si disperde. Quindi, come lo analizziamo questi profumi? Cioè, bisogna dire innanzitutto, io adesso ho fatto qua una selezione di alcuni profumi che si possono trovare comunemente nelle erboristerie, che sono quelli che a mio avviso avevano più marcatamente le caratteristiche proprie di una determinata fase dell'energia. Ma ad esempio avrei potuto portare qua anche tutti gli oli essenziali in cui questa cosa sarebbe stata ancora più marcata. Perché ragione? Perché, come dicevo prima, l'olio essenziale è una cosa pura che non ha bisogno di
avere un andamento odoroso, un andamento percettivo, e quindi viene fatto con un unico, tranne certe combinazioni, ma con un unico organismo o con un unico elemento o materia. E quindi là sarà più semplice identificare certe caratteristiche. Ad esempio, se io voglio pensare ad un olio essenziale di tipo fuoco, posso andare sulla mirra, sull'incenso indiano o sugli incensi in generale e li trovi perché ci sono gli oli essenziali. Ma se io cerco un profumo a fuoco, cosa troverò? Io in un profumo a fuoco, ad esempio, troverò dei profumi, come ad esempio questo profumo qui dell'erbolario, che ha sia caratteristiche dell'incenso e della mirra, ma che dentro avrà degli altri tipi di profumazione. E quindi lo mescola un po'. E sarà quindi difficilissimo avere proprio un profumo puro legato ad una certa fase energetica, a meno che proprio non stiamo parlando di oli essenziali, in cui ce ne sono certi che hanno delle caratteristiche spiccatamente legate ad una certa fase energetica. Mentre nelle profumazioni tendenzialmente troviamo sempre un'informazione più o meno marcata di legno. Perché? Perché il legno nel nostro cervello, come dicevo prima, rappresenta la vegetativa, rappresenta la salute, rappresenta l'abbondanza, e quindi una profumazione di tipo legno al nostro cervello fa star bene. E quindi tutti gli odori che ricordano i fiori, tutti gli odori che ci ricordano la primavera, vengono tantissimo utilizzati nell'arte della profumeria proprio perché a tutti piacciono. Poi ce ne saranno di più marcati, quindi quelli molto legno, che dopo vedremo quali sono, che sono quelli proprio floreali, e ci sono quegli altri che hanno in realtà un odore misto, quindi che ti fanno percepire quella che è la freschezza primavera, primaverile, ma non hanno una spiccata caratteristica floreale, ad esempio. In linea di massima, quindi, quali sono i profumi legno? I profumi legno sono tutti quelli che a noi ricordano la primavera. Cioè, immaginiamo di camminare in un bosco o un prato fiorito in primavera, i profumi di tipo legno sono quelli. Quindi sono anche i più comuni, come dicevo, da trovare nella profumeria. Infatti, anche ad esempio qui ne ho presi due. Che uno è Dalia e l'altro è Camelia, che se volete sentire, questi sono dei due profumi che hanno delle note estremamente legno, cioè ci ricordano proprio, si sente molto il fiore, si sente la caratteristica floreale che trasmettono. Questo tipo di tono, quindi, è uno dei toni più comuni nella profumeria, anche per una semplicità di estrazione, nel senso che fin dall'antichità i fiori venivano utilizzati tantissimo sia per le tinture, sia proprio per stampare, per far colori, sia per la profumazione, perché loro, con le loro caratteristiche, vengono facilmente percepiti da noi che ci siamo sviluppati da sempre in un contesto naturale. Quindi sono degli odori a cui la nostra specie è abituata, li ha sempre sentiti e li trova gradevoli, anche se non ci piace il floreale puro, perché là ovviamente c'è il gusto personale, ma è importante capire proprio che quello è il tipo di tono che di solito si ritrova un po' ovunque. Ad esempio, se io prendo un altro profumo, che è questo qui, che si chiama Albainasia, questo ha nuovamente dei toni di legno, inizialmente dentro anche delle caratteristiche acqua e si sente proprio la differenza rispetto alle profumazioni precedenti perché mescola questi due tipi di caratteristica. Cos'è invece l'informazione l'acqua? L'informazione acqua è tutto ciò che a noi ricorda il mare, ricorda i fiumi, ricorda i laghi, ma ricorda in generale toni anche un po' freschi, come l'informazione invernale, perché ripeto, l'acqua è comunque anche legata all'informazione del fresco.
Quindi troveremo dei molti profumi che possono avere un'informazione mista tra acqua e legno. E questa cos'è? È un'informazione armonica, perché se noi andiamo a osservare il nostro ciclo dell'energia, l'acqua nutre il legno. Quindi il legno si sposa molto bene con quel tipo di informazione. E allora un profumo che ha caratteristiche di acqua e caratteristiche di legno sarà un profumo che viene percepito come armonico, un profumo che non colpisce, perché vedremo per colpire devi avere una certa informazione in scontro sempre, quindi andare su delle energie in scontro. Io qua sotto sull'elenco ho inserito quelle che sono, cioè per comprendere più facilmente quali sono i tipi di informazione che nutre o sostiene una fase energetica e qual è invece il tipo di informazione che va in scontro o scarica un'informazione. Per far cosa deve l'energia in scontro è utile? L'energia in scontro immagina uno scontro proprio e quindi è qualcosa che ti colpisce. Cioè, per avere spesso un'informazione che ti arriva subito e che ti rimane addosso, cioè che la senti bene, a volte vengono utilizzate delle energie in scontro. Quindi si sfrutta una dinamica che non è armonica, che è il principio di creazione e di alimentazione tipica del ciclo naturale delle cose, ma si va al ciclo di controllo, si chiama. Quindi è il ciclo dove una fase energetica va a colpire, a cercare di controllare l'altra. Cosa succede? Se io voglio, adesso guarda, facciamo subito l'esempio, se io voglio ad esempio un profumo che mi colpisce, mi sembra che fosse, che ho messo la lista, che ovviamente la mia memoria non è delle maggiori, anche Tangeri. Comunque sì, i profumi che portano un'informazione in scontro sono quelli che proprio tendono a, cioè, li senti subito, cioè sono qualcosa che senti che c'è qualcosa di discordante quasi all'interno, ma che ti affascina, cioè che ti attirano proprio per quella ragione. E ecco, ad esempio, aspetta, vado a recuperarlo subito, che volevo prenderlo, mi sono dimenticata. Ad esempio, questo profumo lì è un profumo che porta in sé caratteristiche di terra e caratteristiche di legno. La terra e il legno sono in scontro perché il legno controlla, attacca la terra. E questo è un profumo che quando lo senti di giù si sente molto rispetto ad altri. Cioè si sente che c'è una sorta di scontro interno tra qualcosa di molto fresco e qualcosa di corposo e dolce, che sono le caratteristiche della terra. Perché noi quando parliamo di terra ci immaginiamo solo ed esclusivamente la terra. Ma in realtà terra per la nostra specie è tutto quello che dà cibo, perché noi abbiamo sempre raccolto il cibo proprio dal suolo, in natura, e quindi qualsiasi cosa, noi ricordi il cibo, quindi la frutta, ma anche proprio cibi più sostanziosi come possono essere le cose dolci, le cose fragranti, cioè si definisce fragrante come caratteristica, quello per noi è un'informazione di tipo terra. E quindi tutti i profumi di frutta o di cibo, che quindi ricordano il cibo, quindi ad esempio a volte ci sono anche dei profumi caramellosi e altre cose, quelli sono delle profumazioni di tipo terra, cioè sono quelle profumazioni che noi le percepiamo e dicono potrei mangiarlo. La cioccolata, ad esempio, anche, cioè tanti amano i toni di cioccolata, o se pensiamo ai famosi toni fruttati come certi profumi alla fragola, sono proprio delle profumazioni terra, perché sono tutti quei tipi di profumi che noi ricordano il mangiare, quindi che ci fanno già sentire quasi pronti al cibo, alla nutrizione. E quindi qua avevo preso proprio queste due profumazioni, quella al cocco e quella alla mandorla, che rappresentano proprio perfettamente questa idea, che cioè fa sentire come ricordano il cibo dolce, come ricordano qualcosa che si può mangiare.
E quindi questo tipo di caratteristica è proprio quella tipica di un'informazione di tipo terra. E ovviamente cosa succede? Un'informazione di tipo legno sarà molto più yang, quindi arriva prima alla persona. Mentre un'informazione, ad esempio, di tipo terra sarà un'informazione che rimane di più nel tempo, quindi è un tipo di informazione odorosa che risulta più stabile. E infatti nelle profumazioni di tipo terra facciamo rientrare anche i legni, cioè proprio le profumazioni come l'oud, il patchouli, dato anche io uso sempre l'oud, ad esempio, di mio. E sono proprio dei tipi di profumazione che a noi ricordano la terra perché ci ricordano qualcosa di stabile, di tranquillo. Quindi queste vengono spesso utilizzate proprio come nota di fondo, nota di cuore, perché fanno mantenere proprio la profumazione del composto, quindi del tipo di combinazione scelta. I profumi invece che più yang in assoluto sono ovviamente quelli legati al fuoco. I profumi legati al fuoco in realtà non sono comunissimi proprio perché per noi il fuoco è aggressivo, cioè naturalmente noi percepiamo l'informazione fuoco come qualcosa che sì, ci scalda, ci fa star bene, ma che potrebbe essere quasi pericolosa. Quindi tutti quei profumi che a noi ricordano le spezie, ricordano gli incensi, ricordano comunque anche l'affumicato, ad esempio pensiamo a certe profumazioni che hanno quel tipo di sandalo, che hanno quel tono un po' di affumicatura e portano anche loro delle informazioni di fuoco. Il sandalo comunque rientra nei legni, quindi sono sempre quelle informazioni un po' miste tra terra e fuoco, ma nuovamente il fuoco nel ciclo energetico nutre la terra, perché proviamo a immaginare l'immagine: il fuoco cosa crea? Crea la cenere aiuta a coltivare perché è un buon fertilizzante, e quindi nuovamente l'osservazione naturalistica ha portato a creare questo tipo di analisi, questo tipo di matrice che permette di analizzare qualsiasi cosa. Il fuoco, come accennavo prima, è un po' più difficile da trovare a livello di profumazione, nel senso che sono persone che devono avere proprio una certa passione per la spezia o per l'affumicato, mentre si trova più facilmente negli oli essenziali, quindi come la mirra, l'incenso indiano, anche il chiodo di garofano, ad esempio, è un olio essenziale molto forte, che è molto fuoco, anche se ha Io, comunque che si chiama Black un po'. Afghano, che è proprio oud, boh, sembra un po' E affumicato. allora è un misto tra la terra e il fuoco, quindi sono quel tipo che sono comunque delle profumazioni tendenzialmente yang, quindi anche per Sì. quello. Cioè anche le profumazioni, quelle maschili, tendono ad essere poco legno, molto fuoco e anche metallo, perché dopo vedremo i toni metallo. E perché? Perché cioè, sono proprio delle caratteristiche. Il metallo yang rappresenta proprio il padre di famiglia, rappresenta il maschile. E dopo il fuoco è lo yang, quindi molto spesso troviamo questo tipo di combinazioni nei profumi degli uomini. Mentre ad esempio per il fuoco si trova sempre qualcosa di un po' più mescolato, perché ci mettono sempre dei toni di terra, quindi per stabilizzare dei toni di legno, per dare comunque del corpo, per attirare. E quindi avevo selezionato questi due che sono molto fuoco, ovviamente con dei toni di legno entrambi. E il fuoco lo si sente proprio perché ci ricorda l'estate, cioè sono quei profumi che ricordano il deserto, che ricordano l'estate, che ricordano ambienti nel quale proprio si sente il calore, si sente il movimento. Ad esempio, questo è uno dei miei profumi preferiti che ho usato per anni, prima di scoprire l'oud puro arabo. Sì, infatti io amo molto i profumi arabi, non quelli troppo dolci, però Sì, del ma sì, qua resto hanno quasi sì. tutti alla base di oud, se uno piace l'oud è il top. E proseguendo poi, andiamo ad esempio, come accennavo prima, ai toni metallo. I toni metallo sono legati a tutto ciò che è pungente,
Cioè, il metallo è fresco e pungente come caratteristica. Proviamo a pensare al metallo è lame, quindi qualcosa che è proprio il ferro, o i cristalli sono i due archetipi. Il cristallo rappresenta più il metallo yin, mentre proprio la lama rappresenta il metallo yang. E quindi qual è la caratteristica del metallo? È questa fase energetica che ci dà un'informazione proprio un po' di qualcosa di appunto che colpisce, che attacca quasi. E quindi tutte le erbe officinali, tranne quelle troppo dolci, cioè ovviamente se noi entriamo in un range del dolce ritorniamo sull'idea di terra, ma tutti gli officinali, anche quelle là proprio balsamiche, pensiamo all'eucalipto, alla menta, al pinocembro un po' di meno, ma ad esempio a certe, anche l'abete rosso. Oppure andiamo alle profumazioni classiche tipo il timo, la salvia, tutte le officinali si legano a un'informazione metallo. A un'informazione metallo si collegano anche gli agrumi, tranne l'agrume dolce. Infatti un arancio amaro e un arancio vero e proprio hanno due connotazioni molto diverse, perché l'arancio vero e proprio, come la clementina, il mandarino, sì, sono sempre agrumi, ma sono molto dolci. Mentre un limone, un lime, certi tipi di pompelmo, il bergamotto, cioè l'odore del bergamotto è molto metallo perché colpisce di più, nel senso non ci dà tutta quella sensazione di frutta buona da mangiare. Cioè, c'è una grossa differenza tra una clementina e un bergamotto. Cioè, nel senso anche come percezione, ma anche a livello alimentare, bergamotto viene utilizzato più come aromatizzante, proprio per questa corposità molto metallo che ha, mentre la clementina è dolce, quindi nel senso a volte anche ci sono i profumi agli aranci, ma se ci sono clementine, arance rosse o altro nella composizione, avremo più un'informazione mista di terra e metallo, mentre se fosse un lime e bergamotto, ok, avremo un profumo molto metallo. In questo caso di metallo avevo selezionato questi due, che uno è il ginepro nero e l'altro è il cedro, che fanno sentire proprio queste due caratteristiche. Questo è il cedro, che si sente mai fresco, quindi non è come un arancio, e il ginepro, che ti fa sentire proprio il profumo più puro dell'olio essenziale, dell'officinale. E ad esempio invece questo. Stonice nera è una composizione che ricorda sia il metallo che l'informazione acqua, quindi nuovamente un profumo misto ed armonico, perché il metallo genera l'acqua, cioè alla fine del ciclo di creazione si ritorna alla fase yin e dopo ricomincia. E ad esempio questo mescola queste due caratteristiche. Infatti a chi non piacciono i toni acqua, di solito piacciono più questi toni che mescolano acqua e metallo e sono quindi molto, sono nuovamente molto armonici come profumazioni tra loro. Come possiamo quindi utilizzare i profumi? Dopo, ad esempio, avevo scelto altre combinazioni che non sono proprio pure, come ad esempio questo al melograno, perché il melograno, ad esempio, mescola sia i toni della terra, del cibo, ma anche toni di legno, perché ad esempio questo si sente, questo è un odore che può colpire nuovamente come lo smalto, prima, che mescola proprio una profumazione più corposa, dolce, tipica e fruttata, e una composizione però un po' più, come si dice, che emerge, che è il tono più legno, quindi quello più fresco che ricorda le piante. Oppure anche questo papavero, che è nuovamente una via di mezzo tra un'informazione terra, quindi qualcosa che ci dà un'informazione abbastanza dolce, è un'informazione in un certo senso più yang, più legata al fuoco. Ad esempio, il papavero ha un odore particolare rispetto ad altri fiori, che ha meno tono di legno e emerge un po' più una corposità, così dice, un'informazione anche più fuoco, proprio un po' più speziato quasi rispetto alle fioriture classiche.
E non a caso il papavero è utilizzato anche tantissimo a livello, cioè, alimentare, nel senso anche i semi di papavero sono sempre utilizzati, è per quello che ci trasmette un po' questa informazione comunque di terra, di fondo. E non mi ricordo, avevo fatto sentire questo, il corteccia. Allora, il corteccia invece è un altro tipo di informazione fuoco, che però ha di fondo anche nuovamente, cioè questo è leggermente, cioè anche questo è legato ad un tono terra, perché comunque all'interno vi sono, cioè vi sono legni che quindi a noi ricordano sempre un po' le profumazioni di tipo terra. Quindi anche questo, ad esempio, e sono però sempre delle composizioni armoniche, a differenza di quelle che spiccano un po' di più, che avevamo visto prima lo smalto o il melograno, perché sono due tipi di informazioni in scontro, quindi ci colpiscono un po' di più rispetto a quelle che sono armoniche, come potevano essere le altre combinazioni che avevamo visto. Cioè, mi viene da usare più volte come se non riuscissi a percepire, no, lo senti, però non riesci a capire che Esatto. differenza. E però ti attira, perché proprio è questo scontro, perché cosa succede? A livello energetico, nello spazio, nel tempo, nei profumi, come abbiamo visto, ci sono anche i suoni, ad esempio, si potrebbero analizzare anche i suoni attraverso il whooshing. Se un'informazione è in equilibrio, noi non, cioè è come se passasse in sordina nella nostra percezione, perché dici sì, funziona, è armonico, va bene, e questo in realtà dovrebbe essere lo stato di grazia che dovremmo raggiungere in qualsiasi ambiente, che dovremmo raggiungere nella nostra vita e tutto. Ma al contrario, il principio dell'attrazione, che poi nel wishing è buffo, perché anche se andiamo a studiare l'attrazione tra le persone, due persone si attraggono non perché sono simili, gli amici sì, ma l'attrazione fisica proprio dovrà essere molto diversa. Infatti, di solito la coppia deve avere un'energia di scontro, perché il principio dell'attrazione è qualcosa che attira la mia attenzione. E quindi, come con le persone, io andrò a cercare una persona che è il contrario di me a livello energetico, perché proverò attrazione nei suoi confronti proprio per questa ragione, perché in scontro c'è. Cioè, mi attira perché ha un'informazione energetica diversa. Così anche nei profumi, se sono dei profumi che combinano due energie nel ciclo creativo, quindi un'energia che genera l'altra, sentiamo un profumo molto molto piacevole e armonico. Se invece però abbiamo un'informazione in scontro, sentiremo un profumo che ti attira tantissimo e dici, ah cavoli, è qualcosa che ha attirato la mia attenzione. E quindi anche molto spesso nella profumeria si trovano proprio toni molto dolci mescolati con i balsamici o altro, proprio per creare tutte queste combinazioni che attireranno la nostra attenzione. Come possiamo quindi utilizzare i profumi nella nostra casa o su noi stessi? Nella nostra casa è semplice, fondamentalmente se pensiamo alle profumazioni per la casa, che come avevo detto prima sono anche un po' più semplici perché si basano sulla composizione pura, su degli odori più puri, noi cercheremo sempre o un tono armonico con la stagione o un tono che vada a compensare un eccesso stagionale. Esempio, se sono in pieno inverno, fa freddo e fa umido, che cosa metterò in casa mia? Metterò un'informazione terra, un'informazione fuoco, quindi toni speziati, toni caramellosi, toni che ricordano il cibo. E infatti, se ci si fa caso, in pieno inverno, il periodo di Natale, si partono delle gran cannella, chiodi di garofano, arance, oppure proprio i toni speziati, quindi chiodo di garofano. Perché? Perché va in compensazione con l'energia stagionale, cioè io in pieno inverno avrei bisogno di un po' di calore e quindi vado in cerca di quel tipo di profumazione per andare a mitigare un'informazione che mi sta creando un disagio, perché non esiste, a differenza di quanto si può leggere a volte, non esiste una fase energetica negativa per tutti, ma il fattore negativo è l'eccesso o il difetto
di una certa caratteristica energetica. Per cui, se sono in una stagione dove è tutto acqua e metallo, come l'inverno, perché è freddo, è pungente, è umido, io andrò in cerca delle due informazioni che mi compensano quello, quindi il fuoco e la terra, quindi qualcosa di corposo, di caldo. In piena estate farò il contrario. Perché in piena estate andrò in cerca di toni metallo o toni acqua. Infatti, ad esempio, d'estate si possono utilizzare molto i profumi acquosi, quelli che proprio ti danno questa sensazione di acqua, di mare, di spiaggia. Oppure anche proprio i toni freddi, i toni balsamici. Infatti, d'estate, se una profumazione con le mente, con l'eucalipto, cioè ci danno una sensazione di freschezza. Infatti, molto spesso proprio cioè anche se si guardano le pubblicità in televisione, si potrà notare come d'inverno tendono a proporti più gli odori, quelli legati al fuoco e alla terra, quindi questi odori corposi, cannellosi, speziati, ed estate invece ti propongono il pino silvestre, l'eucalipto, quindi tutto il range legato all'officinale, perché d'estate io ho caldo, ho bisogno di freschezza. Quindi nell'ambiente domestico, una tecnica molto semplice per armonizzare con il profumo è quello di scegliere un profumo che si pone a quella che è l'informazione dominante stagionale. Se invece siamo in un periodo in cui l'informazione non è dominante, la primavera e l'autunno hanno delle caratteristiche proprie, ma non sono così marcatamente yin o così marcatamente yang come l'estate e l'inverno, quindi solitamente in autunno e in primavera si possono utilizzare delle profumazioni che siano invece in quella fase di generazione, nel senso la stessa, ad esempio in primavera posso usare in casa tantissimi profumi fioriti, mi farà sembrare che sia ancora più primavera, oppure posso mettere dentro un'informazione acqua o un'informazione fuoco perché è armonica con la stagione. Un'informazione acqua magari mi dà un po' più di freschezza, un'informazione fuoco mi prepara la stagione che arriva, cioè ti invoglia andare avanti perché uno ti fa pensare direttamente all'estate. Lo stesso con l'inverno, con l'autunno, dove cercherò un'informazione magari più terra o un'informazione più acqua che porta verso l'inverno, quindi saranno nuovamente delle informazioni odorose nello spazio, armoniche con la stagione. Ad esempio, ma questo è un tipo di intervento più legato al feng shui, se io ho un'attività di qualsiasi tipo, un negozio, un locale ricettivo, un ristorante. Ristorante forse meglio sarebbe sconsigliato tenere profumi particolari, ma in linea di massima io posso utilizzare invece di scegliere un'informazione stagionale, io andrò a scegliere un'informazione collegata al tipo di attività. Ad esempio, se sono un locale ricettivo, che ne so, una reception, un appartamento o altro, andrò a inserire un'informazione che mi ricorda l'accoglienza. Qual è l'accoglienza? È la terra. Quindi, ad esempio, nei luoghi utilizzati per accogliere le persone, far riposare le persone, possono andare benissimo le profumazioni di tipo terra, quindi quelle più fruttate, più dolci. Perché? Perché ti fanno star bene, ti fanno sentire pieno in un certo senso, perché se io sento le profumazioni dolci, penso al cibo, e quindi se io entro in un posto, e ovviamente questi profumi non devono essere mai dominanti, perché sennò diventano, creano un disagio alla nostra percezione, ma avere sì, cioè un ambiente che ti ricorda magari il cocco, le mandorle, il cannella, anche che cioè, per quanto sia una spezia, comunque sì, cioè dolce, cioè ci ricorda proprio il cibo, ci ricorda qualcosa di molto dolce, ti farà sentire ben accolto dall'ambiente. Oppure sceglierò un legno perché, come ho detto prima, la profumazione legno per noi è un tipo di profumazione cioè che fa star bene, perché è armonica con noi. Lo stesso essere umano, se lo dobbiamo definire attraverso il Wuxing, è un legno yin. Perché è la specie che si adatta di più. Noi siamo come l'edera, cioè dove ci mettono ci possiamo adattare, possiamo resistere. E quindi per noi proprio il legno è anche un'informazione molto affine. Infatti, in Cina c'è un modo di dire che ti auguro un'eterna primavera. Ti
Ti auguro un'eterna primavera, vuol dire stare sempre in fase legno, che sarebbe una fase in costante costruzione, in costante evoluzione. E quindi, ad esempio, per i locali ricettivi questo va bene. Un'erboristeria, l'erboristeria come dove siamo adesso, qual è l'informazione dell'erboristeria? Principalmente è il legno, perché il legno è anche legato alla salute, allo star bene. Quindi, in un'erboristeria io potrò usare, con buoni risultati, una profumazione di tipo legno o una profumazione di tipo acqua, ad esempio. Poi, se invece siamo in inverno, andrò a mescolare un'informazione di tipo legno, magari con dei toni di fuoco per sostenere un po' l'ambiente, quindi abbassare un po' l'informazione invernale acqua che sarebbe eccessiva, mentre d'estate utilizzerò il tono acqua per abbassare la sensazione di caldo che invece sarebbe presente nell'ambiente a causa proprio dell'influenza spaziale esterna. Volendo, uno, se ha anche delle stanze particolari all'interno della propria casa che hanno delle mancanze, ad esempio, cioè io ho una stanza est senza nessuna finestra che uso magari come studio, la potrei inserire delle informazioni tipo floreale, quindi di toni di legno, per riuscire a sostenere un po' quest'est, che se no nella mia casa sarebbe mancante. Ma quelli sono sempre degli interventi sempre più specifici, in linea di massima. Il consiglio per l'ambiente è quello di trovare un tono che mantenga un equilibrio, quindi se siamo non ci sono eccessi stagionali, cercare un tono che ci sta bene, che può essere un po' di scarico o un po' di sostegno, e qua sul foglio ci sono il scarico e cioè ho segnato scaricato, diminuito, aumentato proprio per far scegliere le combinazioni giuste. E se no, proprio utilizzare, cioè cercare di armonizzare abbassando un'informazione stagionale troppo acqua, proprio con l'energia in scarico. Mentre su di noi, come scegliamo? E questo è l'ultimo argomento: come scegliamo i profumi? Girando la scheda, ho inserito una brevissima spiegazione su Baz. Cos'è il Baz? Il Baz, anche conosciuto come astrologia energetica cinese, di fatto è il calcolo del tempo attraverso i principi del Wuxing, se dovessimo riassumere al massimo la definizione, ovvero ogni anno, ogni mese, ogni giorno, ogni 2 ore, perché il cambiamento è circa ogni 2 ore. L'ambiente in cui siamo inseriti cambia di informazione energetica e così noi lo percepiamo, anche se non siamo abituati a renderci conto di questo, perché sono delle micro variazioni costanti a cui siamo sottoposti da sempre. L'informazione spaziale, quindi il chi presente in un ambiente, varia a seconda della giornata, quindi del ciclo solare. Infatti avremo di notte le ore d'acqua, verso mezzogiorno le ore di fuoco. A livello di giorno, cioè i giorni variano, vi è tutto un ciclo di 60 giorni, sono stati definiti questi 60 pilastri, che sono tutte le combinazioni possibili, quindi c'è una ciclicità giornaliera, c'è una ciclicità stagionale, i mesi non corrispondono ai mesi del calendario gregoriano, ovviamente, ma quelli del calendario lunare, che rappresentano meglio proprio questo tipo di informazione, e dopo c'è l'informazione annuale, che è quella più stabile in un determinato momento. E ho messo il link a 2 brevi tutorial che sono stati fatti dalla scuola presso cui studio anche il Baz, nei quali si spiega come farsi una carta natale e come avere delle basi per interpretarla, quindi potete vederla per avere delle informazioni maggiori. E in linea di massima, cosa serve questo? Serve a capire se noi abbiamo delle gravi mancanze di una determinata energia o se vogliamo potenziare determinate caratteristiche. Cosa dobbiamo guardare in questa carta? In questa carta dobbiamo vedere il dei master, quello che nella descrizione ho messo sotto il C celeste, perché infatti la prima riga che osserviamo rappresenta il C celeste, quindi l'energia pura, quello che ci giunge dal cosmo a livello spaziale. La seconda riga è invece il C terrestre, che è come
Questo tipo di energia interagisce con il nostro pianeta e come il nostro pianeta reagisce in un certo tipo a questa influenza celeste. Se vogliamo, in modo molto semplice, che ovviamente cioè si potrebbe andare nel dettaglio, ma è sempre meglio fare un'analisi in linea di massima per non creare errori. In linea di massima, uno deve osservare il suo Day Master, e il Day Master sarebbe il Chi celeste del giorno di nascita. Il Chi celeste del giorno di nascita è ciò che caratterizza il filtro con cui osserviamo il mondo. A livello energetico, come dicevo prima, al momento in cui nasciamo, cioè imprime in noi determinate caratteristiche energetiche e tali caratteristiche definiscono anche il modo in cui noi percepiamo tutto ciò che abbiamo attorno, come mondo si manifesta e come noi agiamo. Il Day Master è il tipo di informazione energetica che definisce più nel dettaglio quello che è il modo in cui noi osserviamo il mondo, in cui noi ci relazioniamo a tutto l'esistente. Ad esempio, nella mappetta che ho fatto sarebbe oggi. Ad esempio, oggi è un giorno di acqua Yang. Oggi è un giorno di acqua Yang, quindi le caratteristiche tipiche dell'acqua, però nella fase più attiva. Mentre il massimo dello Yin è l'acqua Yin, che è proprio, cioè, quello che noi ci immaginiamo, la pozza, più l'acqua stabile, l'acqua Yang è un po' l'onda, l'acqua in movimento. Quindi, noi per scegliere un profumo adatto a noi, cosa facciamo? Dobbiamo vedere se siamo nati in un momento in cui il nostro Day Master, quindi l'energia che io utilizzo per mostrarmi al mondo anche in un certo senso, è sostenuta o è scaricata. Quindi, se io ad esempio avessi questa carta natale, vedrei, in quella di oggi, cioè io vedrei che comunque l'acqua è molto scaricata perché vi è tanto legno, vi è anche la terra. Allora cosa potrei dire? Beh, con queste caratteristiche, visto che il mio, si dice, un Day Master debole o forte, non è che sia negativo l'uno o l'altro, assolutamente, sono proprio due modi diversi di manifestarsi. Un Day Master forte è un Day Master che ha bisogno di scaricarsi, nel senso deve scaricare il suo livello energetico, la sua caratteristica energetica propria, mentre un Day Master debole dovrà essere sostenuto, quindi dovrà aumentare la propria caratteristica energetica, ma sia l'uno che l'altro hanno i loro pro e i loro contro, quindi non è che se uno guarda la sua carta natale e dice: oh mio Dio, un Day Master debole è un problema. No, assolutamente. Comunque, cosa farò? Se io ho un elemento acqua e deve essere sostenuto, andrò in cerca di profumazioni tipo metallo, ad esempio, che mi sostengono acqua, che quindi potenziano proprio le mie caratteristiche. Al contrario, se fossi un Day Master acqua che deve essere scaricato, cosa farò? Andrò in cerca delle energie che mi scaricano, quindi la terra, il fuoco o anche il legno, quindi dei tipi di energia che mi tolgono un po' questo eccesso di caratteristica acqua, e quello può essere fatto con qualsiasi Day Master. Ad esempio, un Day Master legno, se è un Day Master debole, andrò in cerca di profumazioni di tipo legno, profumazioni di tipo acqua che mi supportano. Se invece è forte, andrò proprio all'incerca di profumazioni di tipo fuoco, profumazioni di tipo terra, profumazioni di tipo metallo, che vanno di nuovamente a scaricarmi, comunque a arginare questa mia manifestazione troppo legno. E così per ogni tipo di Day Master, proprio osservando sempre questo elenco che spiega quali sono quelle che supportano e quali sono quelle che scaricano come energia. L'unica cosa a cui prestare attenzione, che non mi ricordo se è specificata nei video che spiegano come capire qual è la propria carta natale e se è più sostenuta o meno sostenuta, è che vi sono alcune combinazioni che possono uscire, che è quando l'energia che controlla un'altra si incontra con questa energia, con uno yang che controlla e uno yin che viene controllato, che sarebbe proprio l'unione naturale delle cose, è uno yang forte che controlla uno yin. E in quel caso si creano delle vere e proprie combinazioni. Infatti, ad esempio, un acqua yang che incontrasse un fuoco yin significa che se io
nel mio pilastro di cioè nel mio dei master, quindi in quello che è il chi celeste del giorno di nascita, ho un acqua yang o un fuoco yin, e al fianco, quindi o nell'ora o nel mese, vedo che c'è nuovamente un'energia con cui mi potrei combinare su questa spiegazione, cioè sul foglio ho messo le varie combinazioni possibili che uno può trovare, si genererà un'altra informazione energetica. Questa è una cosa che crea i cosiddetti temi di trasformazione, dove generalmente, poi ripeto, ci sono tantissime casistiche, generalmente l'energia risultante deve essere sempre supportata. Quindi, ad esempio, se io ho un dei master, se fossi come oggi un acqua yang, ma a fianco di me ci fosse un fuoco yin, potrebbe essere un tipo di dei master che si trasforma in legno, quindi il legno mi sarà favorevole. E ripeto, sono sempre dei casi abbastanza, cioè non rarissimi, nel senso ci sono, però sì, non è il caso standard dove avremo un'energia, un dei master forte o un dei master debole da compensare. Quindi nel caso in cui aveste queste cinque combinazioni, si può utilizzare un tipo di profumazione legata all'informazione energetica risultante, proprio che supporta, che dà sostegno a questo tipo di trasformazione. E quindi, quando io analizzo la mia carta natale, cioè cerco proprio di definire se ho bisogno di essere più sfruttata o meno, e per me risulteranno molto più affini le informazioni di profumo, le informazioni odorose che sono uguali a me. Quindi se io sono acqua, mi piaceranno, è più probabile che mi piacciono i profumi acqua, o comunque mi sentirò attirato verso i profumi acqua. Se sono fuoco, mi sentirò più attirato verso le profumazioni fuoco, perché è ciò che noi sentiamo simile. Oppure quel tipo di informazione energetica data dal profumo che va a equilibrare la mia carta natale. Cioè, se io ho un eccesso di fuoco, andrò in cerca di toni metallo, toni terra, toni acqua, per abbassare questo tipo di informazione. In particolar modo, poi uno adegua anche alla propria percezione personale, perché ovviamente, quando noi parliamo di Wuxing o qualsiasi anche tipo di disciplina che utilizzi il ciclo dell'energia come matrice per analizzare i fenomeni, per analizzare tutte le dinamiche dell'esistente, ovviamente c'è sempre la variabile personale. Nel senso, se io sono un dei master di terra e mi fanno veramente schifo tutti gli odori, zuccherini, di cibo o altro, perché magari ho avuto un trauma infantile, non andrò mai ad utilizzarli, perché la mia esperienza, quindi il mio passato, il mio trascorso, mi dà un'informazione molto negativa legata a quello. Dopo la cosa buffa è che facendo le analisi approfondite delle carte natali si può trovare anche quello, perché magari uno scopre sì, effettivamente mi è stra sfavorevole quel tipo di informazione energetica, ma qui cioè, si parla proprio di un in generale. Quindi proprio per la scelta dei profumi è sempre consigliato cioè, un tentativo di armonizzazione. Se io voglio però spiccare, farmi notare, o farmi sentire subito in un certo senso, non vale tanto il principio metto più profumo così mi sentono tutti, cioè devo andare a cercare lo scontro, cioè per notare, per fare in modo che l'informazione energetica presente spicchi, può andare bene un tipo di informazione in scontro. Per cui, ad esempio, anche se si ritorna allo schema, se io sono un dei master di legno, io andrò a cercare qualcosa di terra o metallo che sono in scontro con il legno. Perché ragione? Perché così spiccherà la mia caratteristica propria. E lo stesso si può applicare sulla persona, anche lo stesso principio che viene utilizzato per gli ambienti, nel senso se io E sono, cioè se io sono in piena estate, sento sempre caldo, posso illudere il mio cervello che faccia un po' più freddo utilizzando ad esempio i profumi balsamici. In estate potrei utilizzare profumi come il timo, profumi come la salvia, profumi anche agrumati, secchi, quindi non gli agrumi dolci, che
proprio per illudere il mio cervello che si sta meglio, quindi che la sensazione energetica è più equilibrata. Quindi il profumo sulla se nell'ambiente andiamo a cercare esclusivamente un'armonizzazione o a livello di marketing, quindi di negozi, di qualcosa che ricordi qual è l'informazione mia tipica dell'attività che sto facendo, nella persona si può scegliere o di armonizzarsi, quindi di cercare dei profumi che permettano al nostro dei master, quindi al modo in cui noi ci manifestiamo al mondo, di essere armonici, oppure possiamo utilizzare sempre utilizzare lo scontro per avere questo famoso effetto Yang di scontro che ci faccia sentire particolarmente una caratteristica o l'altra. Ad esempio, se io andrò a un colloquio di lavoro, il cercare, cercare di raggiungere un obiettivo, andrò in cerca più di profumi in metallo, perché il metallo è il raggiungimento dell'obiettivo, l'attenzione, e in quel tipo di contesto, come può essere quello di un colloquio di lavoro, percettivamente gli altri sapiens sentiranno degli odori che permettono la chiarezza mentale, che permettono la concentrazione, quindi trasmetterò un'informazione olfattiva di quel tipo. Se invece vado al primo appuntamento con un'amorosa o un amoroso nuovo, cosa farò? Cercherò di apparire il più possibile, quindi potrei puntare su odorazioni speziate o odorazioni floreali, che sono quelle più yang, che quindi fanno sentire molto la loro presenza. E non a caso le donne utilizzano tantissimo i profumi floreali, perché non è uno yang intenso, non tutte le donne, non è uno yang intenso come un fuoco che possiamo trovare più spesso nei profumi maschili, ma è comunque un tipo di informazione energetica yang che tira. E alla fine, cioè io che poi sono tra l'altro una persona che sostiene tantissimo tutto l'attivismo di genere, cioè quando parliamo di ciclo dell'energia, non stiamo parlando di genere, quando parlo di uomo, donna, yang e yin, parlo di caratteristiche proprie e dinamiche proprie. Per cui una donna viene rappresentata molto meglio dalle caratteristiche yin, perché proprio a livello biologico ha una certa conformazione, come l'uomo ha la stessa cosa con lo yang. Ma ovviamente ogni persona sarà un insieme di queste caratteristiche che, se vuole manifestare più la sua femminilità, utilizzerà di più le caratteristiche yin, per la mascolinità utilizzerà di più le caratteristiche yang. Quindi anche nelle profumazioni, che sia donna o che sia uomo, se uno vuole manifestare di più un carattere più yin o un carattere più yang, utilizzerà più delle profumazioni legate alle fasi yin, quindi acqua, l'acqua e il metallo, o quelle più yang legate al fuoco e al legno, ma sempre con le varie scale, cioè come si dice, ottimizzando, cercando sempre di capire quali sono le interazioni proprio all'interno di questo infinito ciclo, che è il ciclo dell'energia, dove tutto può essere rappresentato, che sia, cioè tutto ciò che percepiamo, tutto ciò che esperiamo può essere rappresentato semplicemente proprio utilizzando questo ciclo, utilizzando questi cinque movimenti dell'energia con le loro proprie caratteristiche. E qua ho finito. Grazie.